Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio mostrarvi la mia tecnica che uso per ingrandire le labbra. Prima di mostrarvi la mia tecnica, ci tengo a precisare che dovete assicurarvi che le vostre labbra siano ben idratate e nutrite affinché non si vedano appunto le pellicine. Quindi in questo momento io faccio un piccolo scrub con il mio labello, massaggio e con una velina rimuovo il prodotto. Poi applico un po' di burro di cacao. Io in questo momento ho quello al caramello salato che è molto molto buono, profumo eccezionale che ti viene voglia proprio di mangiarlo, e dopo un po' che lo teniamo in posa, il tempo che serve appunto alle labbra di idratarsi, lo rimuovo con la velina. Fatto ciò, con un po' di correttore vado a rendere la parte uniforme e nello stesso tempo a illuminarla. Con la spugnetta distribuisco bene il prodotto. Così. Adesso entriamo nel vivo della situazione, cioè con la matita di Charlotte Tilbury, ossia la Pillow Talk, traccio il contorno labbra con un tratto ben deciso e definito. Così. Ne ripasso un po' di più come contorno, così poi lo sfumo. Creo alla fine dei piccoli trattini centrale, di lato e su. Con il pennellino a lingua di gatto sfumo l'interno la matita. Vedete, già così ha acquisito una bella forma. Prendo il rossetto sempre di Charlotte Tilbury, stessa colorazione, Pillow Talk, e lo distribuisco prima, lo metto prima al centro e poi lo distribuisco in tutta questa zona. Vedete? Proprio così. Per dare precisione alla mia matita, cosa faccio? Con il correttore vado a ridefinire questa zona e do ancora più precisione. Faccio sia da questo lato che da questo. E poi anche un po' qua giù. Vedete? Il tratto è più deciso. Con il pennello sfumo il mio correttore. Con questa tecnica mi trovo molto bene. Cosa mi manca alla fine? Fissare il tutto con un po' di cipria. A questo punto applico un po' di questa cipria di Essence, questa qui, e
e ne metto un po' qui, questa zona dove io ho appunto ridefinito le labbra. Vedete? Questo è un nude che io ho scelto. Chiaramente il contorno della matita è un pochettino più scura del rossetto, però l'ho comunque sfumato all'interno delle labbra. Questa è la tecnica che io uso e che mi trovo bene. Spero vi sia stato utile. Io vi mando un bacio e vi aspetto al mio prossimo video. Ciao!